Marignanese forza 3. Sono tre i gol che regolano il Lavello per la terza vittoria consecutiva in campionato. Tre punti che permettono ai biancazzurri di prendere quota a 21 lunghezze, forti di un gioco che diverte per pragmatismo ed ordine. Nell'infrasettimanale valido per il 15° turno del girone H di Serie D, il Lavello trova la quinta sconfitta stagionale, che apre ad una fase di riflessione per la squadra di Mr. Karel Zeman. Pomeriggio bagnato a causa delle avverse condizioni meteo. Le squadre sono abbottonate nei primi frangenti e solo verso il 15° c'è il primo squillo del Lavello. La Marignanese risponde 10 giri di lancette più tardi. A seguito di un calcio d'angolo arriva la bordata da fuori con la palla che sbatte sul palo. Gioco fermo tuttavia perché l'assistente di linea ha segnalato nel frattempo una posizione di offside. Si procede con l'andamento di un'azione per parte e puntuale a seguire di oltre 10 minuti sono gli ospiti a provare ad impensierire Maione. È Statella che tenta senza troppa fortuna. La palla infatti termina fuori al lato. Lo scambio tennistico fra le due compagini trova la Marignanese che concretizza il punto prima del duplice fischio. Al 38° è Aracri a sbloccare il risultato con un tapin a ribadire in rete la sfera, dopo che l'azione era stata sviluppata sulla fascia destra. Entusiasmo alle stelle perché il vantaggio arriva in un momento cruciale della sfida. Il team di Sanchez serra i ranghi attendendo il duplice fischio. Arrivano all'intervallo indenni e sovraggiungono i 15 minuti di riposo per organizzare le sortite del secondo tempo. Nella ripresa i lucani escono dagli spogliatoi volenterosi di dare una sterzata alle sorti della sfida. La pioggia si abbatte con maggiore insistenza e le proiezioni offensive degli uomini in maglia verde non sortiscono gli effetti auspicati. La Marignanese è paziente ed ammazza la partita quando sale in cattedra Esposito. Sono due segnature nel giro di 180 secondi per il terminale con la casacca numero 9, che si dimostra freddo e preciso in ambo le occasioni, arrivando così a quota 6 nella classifica marcatori. Sul punteggio di 3-0 il Lavello si disunisce e perde la testa nel finale, con Ade Christopher Bright che a seguito di cartellino giallo schernisce il direttore di gara con applausi ironici e guadagna così l'espulsione al minuto 80. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara sentenzia la fine del match col triplice fischio. Arriva così la terza vittoria consecutiva della Marignanese, che diverte gli aficionados biancazzurri e anche gli addetti ai lavori col credo sportivo di Mr. Sanchez. Comunione di intenti, gioco pragmatico e letalità sottoporta per una squadra che vuole prima possibile agguantare l'obiettivo salvezza. Testa i prossimi impegni con fiducia nei propri mezzi, mentre il Lavello dovrà modificare il proprio trend perché manca la continuità per alimentare l'alta classifica.